si scalda. Because you look so fine and I really wanna make you mine. So fine and I really wanna make you mine. Well, 5, 5, 6, come on and get your seats built on me in the morning when I look at that dear honey. Nata l'idea di questa festa, giunta ormai alla quarta edizione. Sì, come ha ben precisato lei, siamo alla quarta edizione. E niente, questo evento è nato come una scommessa di alcuni amici al bar. C'era l'intento di uscire dalla classica festa del paese, di creare un evento rivolto ai ragazzi, anche quelli non più giovani, con l'intento di dare di creare un evento musicale dedicato agli anni 80, 90, ma anche più recente, per coinvolgere un po' tutta la fascia di età del paese. E quindi siamo partiti con questo progetto. Inizialmente sembrava un'idea gettata al vento, invece per fortuna con coerenza, con decisione, siamo riusciti a focalizzarsi su questo impegno e niente, è venuto questo evento musicale e siamo felicissimi, contentissimi, insomma, che vada tutto bene. La festa si articola su 4 serate: il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica, nella prima settimana di giugno. E ogni sera è dedicata a un complesso diverso. Offriamo, oltre che l'aspetto musicale, anche da mangiare, da bere, sperando che vada tutto bene, insomma, che la gente che viene si diverta e che possa tornare felice da noi. Arrivati alla quarta edizione, un bilancio delle edizioni passate, quanti passaggi avete in questa festa? Ma mediamente siamo sulle 400-500 persone a serata. Diciamo che, essendo un evento musicale all'aperto, tutto dipende dalle condizioni meteo. Purtroppo quest'anno, almeno per quanto riguarda ieri sera, non siamo stati molto fortunati. Speriamo che il meteo quest'anno sia clemente come lo è stato nelle edizioni precedenti, ecco. In queste serate quali sono le band che si esibiscono da voi? Allora, adesso mi trovo un po' impreparato perché io mi occupo soprattutto della cucina. Comunque ieri sera avevamo Sedica Gamberini, quest'anno abbiamo, stasera abbiamo Timothy, poi abbiamo, ad esempio, domenica abbiamo delle band che fanno cover degli Articolo 31 e di Felix, insomma il genere è quello lì. I want to be better than me.
già popolata la fanghia.